Basta così, madre. Me ne parli da 3 giorni. Ci ho riflettuto. D'accordo, mi sposerò. Ma bene. E con chi? Potrai sceglierlo. Non parli che di denaro. Vuol dire allora che sposerò un uomo ricco. Se sposi un uomo ricco, sarai solo una concubina. Una concubina. Sì, sarò una concubina. È questa la sorte di ogni donna. Chi cerca, signorina? Mi chiamo Sonia. Ci siamo già incontrati, ricorda? Ah, ma certo, guarda, signora, lei. Scendo, scendo. Non è arrivata la portantina nuziale? Sono venuta a piedi. Faccio da sola. Aspetti qui, vado a controllare. E tu chi sei? Quarta signora, per favore, venga. La famosa quarta signora.
Sì, io sono la quarta signora. Porta dentro la mia valigia. Quarta signora, questa sarà la sua casa. Io sono l'intendente Chen Baishen al suo servizio. Perché tante lanterne rosse qui dentro? Per il suo matrimonio. Quarta signora, secondo la tradizione familiare, sono addetta al suo servizio. Questo ci farà l'abitudine. Porca signora, dobbiamo pettinarla e aiutarla a cambiarsi.
Congratulazioni, padrone, per il suo matrimonio. Com'è stato il massaggio ai piedi? I piedi per una donna sono molto importanti. Quando stanno bene, lei è in salute. E serve meglio il suo uomo. Prendi quella lanterna. Sì, quella. Più in alto. Alza la testa. Le ragazze istruite sono diverse. Adesso spogliati e vai a letto. Spegni le luci. Come? Ci sono tutte queste lanterne proprio per vederci. Così mi piace. Chi è? La terza signora è malata. Vuole che vada da lei. Sono a letto. Sta malissimo. Ha detto che deve andare da lei. Ne parliamo domani. Se succede qualcosa di grave, la signora ci punirà. Al diavolo! Che cosa l'hai preso? Devo andare a vedere. O non mi lascerà dormire. Sì. Lanterna alla terza casa!
Quarta signora! Quarta signora! Quarta signora, è consono alla regola rendere omaggio agli avi e le altre signore. Farà colazione più tardi. È consuetudine riunirsi e consumare i pasti in questa sala. Le tradizioni della famiglia Chen si tramandano da generazioni. Quarta signora, è importante rispettarle in ogni circostanza. Prego, renda omaggio agli avi. Andiamo prima a salutare il padrone a casa della terza signora. Sembra che stiano ancora dormendo. Andiamo, torneremo più tardi. Prima signora, la quarta signora è venuta a salutarla. Sorella maggiore. Quanti anni hai? 19. Dicono che hai studiato. Ho fatto 6 mesi di università. È un bene che tu sia istruita. Ti abituerai a vivere qui. Abbi buoni rapporti con le altre sorelle e servi bene il padrone. Puoi andare. Peccatori, peccatori. Quanti anni ha? 100. Sembra una vecchia. Seconda signora. La quarta signora è venuta a farle visita. La quarta sorella è qui. Avanti, entra. Seconda sorella. Sorella, entra in casa. Che bel viso hai. Come ti chiami? Sonia. Oh, anche il nome è bello. Io sono Zhu Yuin. Chiamami solo per nome. Hai l'aria di una studentessa. Ho frequentato 6 mesi l'università. Perché hai smesso? Mio padre è morto. Mancavano i mezzi. Oh. E quanti anni aveva? 53. Così giovane. La vita è imprevedibile. Il tè, quarta signora. Prego, prendi il tè. Da dove vieni? Fonciano. Ah, è rinomata, coltivano il tè laggiù. Mio padre era un commerciante di tè. Il suo negozio è stato chiuso. E come fa tua madre a restarti così lontana? È la mia matrigna. Capisco.
Quarta sorella, ieri sera ti è piaciuto il massaggio ai piedi? Ci farò l'abitudine, sarà così ogni sera. Che sciocca! Laddove il padrone passa la notte, quella padrona avrà il massaggio e le lanterne rosse accese. Ora, che ha una nuova moglie giovane e carina come te, ho paura che per un po' non godrò di tali privilegi. È un'antica tradizione, ma non sottovalutarne l'importanza. In casa Chen, se riesci ad avere il massaggio ogni giorno, sarai padrona. Vieni, Ise. Saluta la tua quarta zia. Quarta zia. Purtroppo è una femmina. Non serve a niente. Seconda signora, si sta facendo tardi. Dobbiamo far visita alla terza signora. Oh, sono troppo chiacchierona. Certo che la deve conoscere. Lei è stata una celebre soprano. Canta bene ed è anche bella. Ma è un po' strana. È stata così scortese da chiamare il padrone la notte delle vostre nozze. Come? Non era malata? Malata. È soltanto viziata. Il padrone se n'è andato? Sì. Hanno iniziato ora a spegnere le lanterne. Andiamo a conoscere la terza signora. La terza signora ha detto che non si sente bene. La riceverà un altro giorno. Oh, ecco Pela, il figlio della terza signora. Ha la stessa età della signorina in sé. Vieni. Saluta la quarta zia. Quarta zia. Quarta signora. Quarta signora, questa è Ya. Il padrone l'ha assegnata a lei. Lei sarà la sua cameriera personale. Ya, saluta la quarta signora. Quarta signora. L'ho già vista prima. Ha un pessimo carattere. No, è una brava ragazza, sveglia e lavoratrice. È con noi già da 3 anni. Speriamo che non abbia i pidocchi. Odio i pidocchi. Vai, fa vedere alla quarta signora, eh? Mettiti in ginocchio, guardiamo un po' la testa. Che si lavi i capelli. Puzzano. Hai sentito? Devi lavarti i capelli. Li ho lavati ieri. Che si lavi i capelli e lavi i vestiti che mi sono tolta. Su, sbrigati, sbrigati. Se no la quarta signora si arrabbia. Vai. Ya. 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 Perché questa roba è ancora qui? Tu piaci al padrone e pensavi che ti avrebbe presa in moglie, tu quarta signora. Tu sei nata per fare la serva, non ti montare la testa. Servi bene la quarta signora e non perdere tempo a sognare, tieni. Vai a fare il bucato, eh? E lavati i capelli. Chen, come mai non è qui Mei Shan? Padrone, la terza signora arriva subito. Il dottor Gao le sta preparando una medicina. Ah. Ecco che arriva. Terza sorella,
Stai meglio? Questa è la nostra quarta sorella. Non vi conoscete, vero? Terza sorella. Sonia ne nuova qui. Trattatela bene. D'ora in poi dovrete andare sempre d'accordo. Mangiamo. Tu non hai appetito? Non mangio carne. Oh. Che verdure ci sono oggi? Sì, padrone. Ecco la lista del giorno. Funghi odorosi, licheni muscosi, nidi di rondine e cavolfiore, funghi fritti, stufato vegetariano, verdure miste con salsa di soia e anche cuore di cactus. Come vuole la tradizione, colei che ha avuto le lanterne accese può ordinare ciò che vuole. Cosa desideri? Formaggio alla soia e spinaci. Portatelo subito. E aggiungete germogli freschi di soia. Quarta signora! Quarta signora, il padrone vuole che lei venga sulla soglia ad attendere le istruzioni. Quali istruzioni? È una novità. Per favore, quarta signora, aspetti fuori. Il padrone potrebbe avere degli ordini da dare prima di ritirarsi. Che il padrone dia i suoi ordini. Ma perché aspettare fuori? È un'altra antica usanza di famiglia. Tutte le signore lo fanno. Quest'usanza non è stata rispettata finora. Si comincia 9 giorni dopo le nozze. Questo è il suo 10° giorno. Lanterne alla quarta casa. Allora, ti piace qui? Lanterne accese, massaggio ai piedi. Qualche giorno e non vorrai più andartene. Che c'è ancora? La terza signora si sente di nuovo male. Vuole che lei, padrone, vada a trovarla. Domanda ancora di te. Devi andare. Neishan è impossibile. Troppo viziata. Vai pure da lei, ma non tornare più da me. Non direi sul serio. Dì alla terza signora che stanotte non la vedrò. Ma
Sciocchezze! Che significa? Dille che la vedrò domani. Vai! Sta cantando? La terza sorella? Ieri notte era tanto malata. E questa mattina all'alba si mette a cantare. Non vuol farci dormire. Canta quando è felice, piange quando è arrabbiata. Quella sbaldrina non ci va a dare. Terza sorella, sei guarita? Ho forse interrotto i tuoi dolci sogni? Sì, mi hai svegliata, sorella. Meglio così. Chi dorme troppo diventa scema. Ma io non lo sono. Volevo tanto sentirti cantare. Continua. Vuoi ascoltare? Ma io non ho più voglia di cantare. Sei andata a sentir cantare Mei Shan? L'ho viziata. Quando si arrabbia, osa addirittura inveire contro i miei avi, la squadrina. Prima o poi devo darle una lezione.
Cosa c'è? Arrabbiata? Non fare la bambina. Oggi andremo in città. Ti porto a mangiare i ravioli. Non avevi detto che ti piacciono, eh? Non vuoi che io rimanga? Se tu mi fai il broncio, ce ne sono altre che aspettano il massaggio ai piedi. Lo sai? Il padrone è uscito! Spegnete le lampade! Lanterne alla terza casa! Yeah. Insomma, ci voleva tanto. Se non ti va di servirmi, vattene. Anche se te la intendi con il padrone, non ti illudere. Con me, niente faccia da funerale. Non oserei. Ad ogni modo, qualunque faccia, è sempre meglio di niente. Padrone, come mai sei venuto da me? Già stanco della nuova moglie? Che cosa ci trovi qui? È arrabbiata con me. E qui mi piace. Tu sei gentile. E canterai per me. Quarta sorella, vieni giù, presto, ti devo parlare. Quarta sorella, che fai lassù tutta sola?
Scendi! Devo dirti una cosa. Seconda sorella. Oh no, che faccia scura. Sei forse infelice? Niente più lanterne accese e massaggio ai piedi. Non mi importa. Mi piace stare sola. Tu non puoi stare sola in casa Chen. Qualche giorno senza massaggio ai piedi e la servitù non ti tratterà allo stesso modo. Il padrone può andare e venire a suo piacere. Lui non trova che queste usanze siano odiose. Accendere le lanterne è un'antica tradizione di famiglia. Anche quando sono arrivata io era così. Questa è seta di Suzu. Fattici fare un vestito. Sorella, che gentilezza. Sono davvero confusa. Dovrei io farti dei regali. Grazie, non posso accettare. Perché? Ci tengo. Mi sei piaciuta subito. Come ti ho vista, ho pensato a questa seta. A quella cantante non l'avrei data neanche a pagamento. Vedrai quante arie si darà stasera. E dimmi, a cosa serve quella stanza lassù? Quella chiusa con la catena. La stanza della morte. Non andarvi. Ci sono morte tante persone. Quali persone? Chi c'è morto? Donne vissute qui anticamente, impiccate là dentro. Non fare domande su questo argomento. In casa c'è nessuno vuole parlarne. Eh? Quarta sorella. Vieni a trovarmi quando hai tempo. Non tornare lì. Il padrone è in città. Ha lasciato detto di non aspettarlo. Mangiamo. Perché non c'è il formaggio alla soia? Ce ne sono già troppi di piatti di verdura. Intendente? Servi il maiale al vapore. Subito. Oggi tante piatti di carne. Ieri le lanterne erano accese nella terza casa. Ma come? Il padrone non ha una nuova moglie. Chi le capisce queste cose? Dipende da come piace al padrone. Chi ha avuto le lanterne accese stabilisce lui. Noi eseguiamo gli ordini e basta. Chi è? Io, Ya. Perché stai sempre qui attorno a spiare? La terza signora chiede se vuole giocare a Mai Cha. Io giocare a Mai Cha? Ma guarda che idea curiosa. Non ci vado. Quarta sorella. Quarta sorella. Quarta sorella, vieni. Ci serve un giocatore.
Non mi piace il Meicha. Su, avanti. Non devi stare chiusa in casa tutto il giorno. Sei ancora arrabbiata con me per il formaggio alla soia? Cosa vuoi che me ne importi? Ero certa che la quarta sorella non era così meschina. Hai paura forse di perdere con me? Stai tranquilla per i tuoi soldi, ti lascerò vincere. Se è così che la metti, devo proprio giocare. Ma che sia sul serio, staremo a vedere chi ne esce vincitore. D'accordo. Il dottor Gao, un visitatore abituale, è il medico di famiglia. E il suo amico, signor Wong, la nostra quarta signora, tra noi da pochi giorni. Siedi. Molto piacere. Onorato, signora. Prego, si accomodi. Cominciamo. La nostra quarta signora studiava all'università. Non era una povera cantante lirica. Vi avverto, signori, dovete stare attenti. Oggi la nuova signora gioca per vincere. Avanti, avanti, siamo qui per giocare. Si vede che eri una cantante. Sembra un palcoscenico questa casa. Non si può dimenticare il passato. Padrone, lei è qui. Perché non è stato annunciato? Oh, sono appena arrivato. Il padrone deve essere stanco. Dov'è Sonia? Dalla terza signora. Giocano a Maicha. La chiamo. Non importa. Invece di starsene in casa tranquilla. Accendete le lanterne nella seconda casa. Dottore. Wong. Signora. Il padrone è tornato. Non la trovate, ha fatto accendere le lanterne nella seconda casa. Non gli badare, sorella. Giochiamo. E sapete, la quarta sorella ha fatto un grande favore a Zuyuin. Lei è così sola. Prestarle il padrone per una notte. Ti rimborsi almeno i soldi che perderai con me. Ho sentito che la quarta signora non ha finito l'università. Come mai? Non vedo a quale scopo. Per il padrone sono uno dei tanti vestiti che può indossare o togliersi a suo piacimento. Signore, voglio darti un altro figlio. Sapete, Mei Shan è stata una celebre interprete di questo delicato personaggio. Ormai è acqua passata. Bye.
In questa casa ci sono i fantasmi. Sciocchezze. Quali fantasmi? Quelli della stanza sul terrazzo. No. Sono state impiccate lì due persone. È tutto. Per quale motivo? C'è bisogno di chiederlo. Avevano relazioni illecite. E chi erano? Tanto non le conosci. Due donne della vecchia generazione. Concubine, vero? Non parlare a Vandele. Cosa c'è adesso? Ci sta spiando. Chi? Ya. Che c'è di male a guardare? E comunque non può vedere niente. Tu la proteggi sempre. Ha un odore che riconosco a miglia di distanza. Chi è? Padrone. Cosa c'è? Il pranzo è servito. Il formaggio alla soia della quarta signora è pronto. Le altre signore attendono. Non ci vado. Digli di portarmi qui il pranzo. Non è corretto. Andiamo a tavola. O rideranno di noi. Che ridano. Non me ne importa di loro. Io voglio pranzare qui. D'accordo. Sarai accontentata. Intendente, da ordine di portare il pranzo qui. Signore, il padrone dice di non aspettarlo oltre. Il pranzo gli sarà servito nella quarta casa. Non dice così la nostra regola. Non sarà un'idea della quarta signora? Terza sorella, non essere arrabbiata. Mangiamo. Prima sorella, ti dico fin d'ora con la massima chiarezza. Quando avrò io le lanterne accese, voglio che mi si porti il pranzo. Vuoi essere anche tu una donna sciocca? Questo ferirebbe la sorella maggiore. Io non conto. Sono solo una vecchia donna. Prima o poi sarete voi a prendere in mano questa casa. Chi è che suona? Il giovane padrone. È tornato stamattina. Tipo il figlio della prima signora. Ho sentito che è spesso via. È molto occupato. Parte domattina degli affari Yunnan. Sei Sonia? Non dovresti chiamarmi per nome. Come ti dovrei chiamare? Quarta signora?
È il suono del flauto che ti ha portato qui? Ti ho interrotto. Continua pure. Sai suonare? Fipù! Fipù! Scendi! È mia madre. Mi vuole, devo andare. Ya! Ya! Sì? Vieni qui. Sei stata tu ad aprire la mia valigia? Sì, sono stata io. L'ho aperta per lavare e mettere in ordine la sua biancheria. Hai visto un flauto in valigia? Un flauto? No, non l'ho visto. Le donne non suonano il flauto. Tu l'hai rubato. Guarda, signora, non è giusto farmi questa accusa. Perché avrei dovuto rubarlo? Stai sempre a ficcanasare. Sei una bugiarda. Guarda, signora, non se la prenda con me. Domandi alle altre signore, glielo diranno anche loro, che non ho mai rubato neanche uno spillo. Guarda, signora, davvero non ho preso il suo flauto. Guarda, signora, non l'ha neanche visto. È la verità! Non sono stata io! Questa signora, dove mi porta? Perché? Dove vuole andare? Non entri! Non sono stata io! Non ho rubato il suo flauto! Di che hai paura, allora? Che cosa nascondi? Voglio dare un'occhiata! Signora! Oh, come osi accendere le lanterne qui? Sfacciata, tu non sai che è una serva. Non le conosci le regole di questa casa? Sai quello che rischi? Guarda, signora, la supplico in ginocchio. Non lo dica a nessuno. Starò zitta. Ma ridammi il mio flauto. Guarda, signora, non l'ho preso io. Non l'ho preso io, è la verità. Guarda, signora. Basta, smetti di piangere. Non dovrei trattarti così. Quel che è stato, dimenticherò. Tu però sei analfabeta, non puoi averlo fatto da sola. Voglio sapere chi ti ha scritto il mio nome.
posso. Non posso dirglielo. Non aver paura. Dimmi chi te l'ha scritto. E io in cambio manterrò il tuo segreto sulle lanterne. La prima signora. Allora è stata la terza signora, Mei Shan. La seconda signora. È stata Zhu Yuin. Zhu Yuin. Con chi sei arrabbiata? Dove hai messo il mio flauto? Non volevo ti distraesse. L'ho messo via. Chi te lo ha dato? Apparteneva a mio padre. Scusami per essere stato sospettoso. Pensavo che fosse il regalo di uno studente. Dov'è? Ridammelo. Non è possibile. L'ho fatto bruciare. Bruciare? Era solo un flauto. Te ne farò comprare di più belli. Odio che la gente mi faccia il muso. Perché non vai da Zhu Yuin? Lei ha sempre il sorriso sulle labbra. Ci vado, sì! Lanterna alla seconda casa! Quarta sorella! Quarta sorella! Ya dice che non ti senti bene. Dimmelo. Sei davvero malata o soltanto arrabbiata? Che cosa vuoi? Alzati e tagliami i capelli. Tagliare i capelli? Non ne sono capace. Ci sono le altre sorelle. Chiedi a loro. No, chissà che fanno. Tu sei più moderna, sei andata all'università. Tu me li devi tagliare. Eh? Alzati. Alzati. Vieni. Avanti, alzati. E l'idea dei capelli corti com'è nata? La notte scorsa il padrone non l'ha passata da me. Gli ho detto che mi sentivo vecchia. Sai cosa ha risposto? Che con i capelli corti sarei sembrata più giovane. Dal momento che l'ha detto lui, mi devo tagliare i capelli. Su, tagliami i capelli. Taglia. Ho paura di farti male. Non fa niente. Taglia. Allora taglio. Mm.
seconda signora. Il mio orecchio! Cosa state a guardare? Via tutti! Andate a cercare il medico! Via! Terza sorella, perché ridi? Se odiassi qualcuno, anch'io glielo taglierei un orecchio. Solo che glielo taglierei tutto quanto. Cosa vuoi dire? Che l'ho fatto di proposito? Chi può leggere nella mente degli altri? Zuyuyin ha la faccia di un Buddha e il cuore di uno scorpione. È lei la più pericolosa. Pensi che io ti sia nemica? In realtà è lei che odio. Ma io so di essere perdente con lei. Forse tu sarai un degno avversario. Sì, è così. Ne sono certa, l'ho pensato come ti ho vista. Conosci la storia della nostra gravidanza? Siamo rimaste incinte più o meno nello stesso periodo. Quando fui al terzo mese, lei mise qualche farmaco nel mio cibo per avvelenarmi. Fui fortunata a non abortire. E ancora, arrivate al termine della gravidanza. Doveva partorire per prima. Per esserne certa, si fece fare costose iniezioni. Provò molto dolore. Alla fine fui fortunata. Ebbi Felia, il mio primo figlio. E lei partorì soltanto una piccola femmina senza valore, nata 3 ore dopo il mio bambino. Quarta sorella, tu sei nuova qui e il padrone non è ancora stanco di te. Ma sappi che se tarderai troppo a dargli un figlio, ci saranno momenti molto difficili. Tu sei una studentessa e io una cantante, 2 donne diverse e un solo destino. Che cosa è successo? Il padrone ha passato solo una notte con me. E la quarta sorella già mi odia così tanto. Mi ha quasi ucciso. Il dottor Gao dice che per poco le forbici non mi hanno tagliato l'arteria. È così dunque. La colpa è tua. Mi hai detto che con i capelli corti sarei sembrata più giovane. È questo che le ha dato il pretesto. Non dovreste essere così tra voi. E va bene. Starò ancora da te. Ancora per qualche notte. Lanterna alla seconda casa!
Seconda signora, la quarta signora è qui. Ah, sei venuta. Seconda sorella, siediti. Come ti senti? Meglio, il dottor Gao dice che non è grave. Mi dispiace, sorella. Non avevo intenzione. Chi dice il contrario? Certo che non volevi. Noi siamo amiche, non è così, sorella? Rasserenati, non pensarci più. Anzi, dovrei addirittura ringraziarti. Senza le tue forbici, il padrone non sarebbe rimasto tanto insieme a me. Piano, zia Cioia. Se non ti serve altro, io andrei, sorella. Scusa se non ti accompagno. Ya! Ya! Cosa c'è, quarta signora? Dov'eri questa volta? Fammi un massaggio ai piedi. Massaggio? Non lo so fare. Te lo ordino, ubbidisci. Delicata. Delicata, delicata, ho detto. Meglio non lo so fare. Se ci riesce, faccia venire qui, zia Cioia. E va bene, lascia stare. Ti accorgerai presto di cosa sono capace. È davvero incinta? Sì, padrone. La quarta signora ultimamente non è stata bene. Congratulazioni, padrone. Avrà un figlio. Anche dalla quarta signora. Congratulazioni, padrone. Padrone, ora, come vuole la tradizione, in questa casa le lanterne resteranno accese giorno e notte. Giusto, giusto. Restino accese giorno e notte. In segno di longevità. Presto, andate. Quarta signora, prenda la zuppa di loto. Zia Gioia,
Dicevano che non sarei riuscita a farti venire a servirmi. Chi ha osato parlare così della nostra quarta signora? Ora lei c'è molto preziosa. Mi chiami quando vuole e verrò. Sarò io a prendermi cura di lei. Prima, signora, porto il pranzo alla quarta casa. Era così anche per la sorella maggiore quando aspettava il padrone Fippo. A tavola si mangia. La terza sorella è una vera cantante. Anche i suoi risolini sono musica. Questo non è ancora niente. Se alla quarta sorella dovesse nascere un maschio, c'è chi sarà molto infelice. C'è già tutto questo cibo per riempirvi la bocca. Seconda signora, il padrone le ordina di andare alla quarta casa dopo pranzo. Perché quest'ordine? Questa mattina la quarta signora sta poco bene. Il padrone vuole che lei vada a farle un massaggio alla schiena. Come sa lei che so fare i massaggi? Seconda sorella, glielo avrà certo detto il padrone. È un'idea del padrone? È un suo ordine. E allora non puoi rifiutare. Devi andarci, seconda sorella. Mostra come sei brava a servire il padrone. Se la quarta sorella guarisce, lui ne sarà felice. Come va? Ti senti meglio? Molto meglio. Sorella, fai più piano. Sì, proprio così. Non può essere. Hai controllato bene. Sicura che sia sangue? Così sembrava. Ya! Ya! Quarta signora. Mai al tuo posto, vero pezzente? Dove sono i miei pantaloni bianchi? Li ho lavati, signora. Lavati? Ballano e cantano. Un cielo festosi, tre monti, fiori e alberi rigogliosi, dalla mia gabbia d'oro sento risuonare i canti che vorrei cantare. Potessi anch'io lì, libero nella foresta, volare. Bravo, l'altra poesia. Scende la luna, suonacchia in volo, tristi lampare sotto il cielo di gelo,
le campane del tempio. Ci sento suonare, rintocca ancora la mezzanotte per la mia bacca che non vuole tornare. Bravo, vedete bene. Padrone, la seconda signora vorrebbe vederla. Signore, ho notato che la quarta sorella, da qualche giorno, ha la faccia provata. Sono cose serie. Quando io ero incinta, ho rischiato l'aborto senza saperlo. Credo, signore, che dovresti chiamare il dottor Gao. Giusto. Grazie per avermelo ricordato. Hai sentito? Sì, padrone. Domani chiedi al dottor Gao di venire. Che visiti la quarta signora. Sì, padrone. Il dottor Gao ha finito la sua visita? Sì, finito. Grazie, dottore. Dov'è il signor Chen? Ho bisogno di parlargli. Prego, l'accompagno. Dottor Gao, lei qui, dottore? Oh, terza signora. Le ha dato giovamento la mia ricetta? Oh, sì, molto. Solo che non riesco a dormire. Oh. Al più presto le cambierò ricetta. Va bene. E la quarta sorella, come sta? Adesso non posso spiegarle. Glielo dirò più tardi. Dottor Gao! Oh, seconda signora. Come sta la quarta sorella? Niente di serio, spero. Devo prima vedere il padrone. L'abbiamo disturbata, dottore? No, affatto. Si accomodi. Una tazza di tè? Dottor Gao, la quarta sorella, come sta? Non so se posso parlare con franchezza. Voi, signore, lasciateci soli. Cosa c'è? Sognano a qualche malattia? È che... Signore, la quarta signora non è incinta. Che cosa? Ne è sicuro? L'ho visitata accuratamente. La quarta signora non è incinta. Vergogna! Persino me ha ingannato. Dimmi, perché hai mentito? Parla! Sei una donna senza onore. Non conosci ancora le regole della famiglia Chen? Regole antiche, che rispettiamo da generazioni. Come ti permetti? Svergognato! Padrone, cosa comanda? Coprite le lanterne! Coprite le lanterne! Yan,
Come mai il dottore è venuto così d'improvviso? Dove sono i miei pantaloni bianchi? Li vado a prendere. Ecco una serva che accende lanterne nella sua stanza. Chi ti ha dato il permesso di fare questo? Chi credi di essere? Non hai il minimo rispetto per le padrone? Ha regola o no questa famiglia? Non essere sciocca. Smettila di arrabbiarti. In questo modo ti metti al livello della tua serva. No, sorella. Rispetto una delle vostre regole. Le regole sono regole. Hai ragione, sorella. Ma chiunque può sbagliare. Sono costretta a ricordarti che hanno appena coperto le tue lanterne. Ma sono ancora una signora. Una signora. Io resto sempre una signora e una serva una serva. Sorella maggiore, oggi il padrone non c'è. Così sarà lei qui dinanzi a tutti a giudicare. Ho infranto una regola e mi hanno coperto le lanterne. Gli ha infranto una regola, quale punizione avrà? Una serva. Si segua la tradizione. La prima signora dice che se riconosci il tuo torto ti puoi alzare. Perché hai fatto questo? Chiedi perdono. Fatele bere questa tisana calda, la farà sudare. Il dottore l'ha visitata. Sì, è venuto e gli ha dato tante medicine. Ma niente, non è migliorata neanche un po'. Il padrone è tornato e ha dato ordine di mandarla all'ospedale. Chi avrebbe mai detto che la quarta signora era così cattiva? Ia non avrebbe dovuto farla arrabbiare. Intendente! Sì, padrone. Curatela bene. Non badare a spese. Altrimenti la gente dirà che siamo malvagi con i servi. Sì, padrone.
Quarta sorella, cosa fai qui di buon'ora? Ascolto il canto della terza sorella, che canta così bene. Tu credi? Bene o male? Tutto è rappresentazione. Se reciti bene, inganni gli altri. Se reciti male, inganni te stessa. Se non sai ingannare neppure te stessa, non ti restano che i fantasmi. Tra gli uomini e i fantasmi, la sola differenza è il respiro. Quarta sorella, ti chiedo di capirmi. Le mie parole non sono per criticarti, ma non avresti dovuto causare questo scandalo. Ia sognava solo di fare la signora. Lei non era che una pedina. Rincorrevo qualcun altro. Sì, hai ragione. È soltanto una serva. Non avrebbe mai usato. C'è qualcuno dietro di lei. Hai visto com'era contenta Zuluyin ieri sera? Lei crede di essere molto furba, ma aspetti e vedrà come saprò sistemarla. Accendete, spegnete, coprite. Che mi importa di queste lanterne? Quello che capisco è che qui, in questa casa, non ci sono esseri umani. Ci sono topi, gatti, cani, ma esseri umani, di certo no. Non è meglio allora andare lassù, in quella stanza, e impiccarsi? Sorella, questo no, non parlare di morte. Ehi, perché badare agli altri? Accontentati di vivere. Scaccia quell'aria miserevole. Guarda me, anch'io mi sento sola. Ma cerco ugualmente di mantenermi allegra. È facile per te mantenerti allegra. Sei felice tu perché tu hai il dottor Gao. Che cos'è questa illusione? Ma niente, anzi. Dovrei ringraziarlo per essere venuto a visitarmi. Attento, sorella. Non si scherza su questo argomento. Se ti lasci sfuggire una sola parola, ricordati che avrai a che fare con me. Voglio essere onesta. Sto per andare ad incontrarlo. Vediamo chi me lo può impedire. Quarta signora, quarta signora. Ah, è qui. Mi ha fatto paura. Pensavo che non ci fosse nessuno. Mi manda il padrone. Ha detto che d'ora in poi dovrò essere io a servirla. Sono vecchia, certo, ma ho esperienza. Di me può fidarsi. Altro che queste giovinette. Vai, portami da bere. Cosa? Quarta signora, non ho sentito. Portami da bere, voglio brindare. Oggi compio gli anni. Davvero? Il suo compleanno? Quanti anni compie? 20. Perché non l'ha detto prima? Vado subito. Corro! Quarta signora, sono qui. Perché mi guardi in quel modo? Ya è morta. È morta in ospedale. Quando è stato? Non lo so. Hanno detto che ha urlato il suo nome prima di morire. Perché urlare il mio nome? Per accusarmi della sua morte? Io ripeto solo quello che ho sentito. Non può prendersela con lei, era il suo destino.
Dov'è ora? La famiglia ha riportato il corpo al loro villaggio. Piangevano tutti. Era molto triste. Che c'è da piangere? Meglio morire che vivere questa vita. È stata fortunata a morire. Guarda, signora, non faccia così. Smetta di bere. È ubriaca. Ma è il mio compleanno. Il mio 20° compleanno. Capisci? Il mio 20° compleanno. Sì, sono felice. Buongiorno, bentornato, giovane padrone. Per favore, glielo dica a lei di smettere. La quarta signora è ubriaca. Sei tornato, giovane padrone. Perché stai bevendo? Siediti. Festeggio il mio compleanno. Non vuoi bere anche tu? Alla mia salute. D'accordo. Per festeggiarti, ti auguro 100 anni di vita. Che sciocchezza. Non voglio vivere tanto a lungo. Certi auguri, conservali per tuo padre. Ho saputo quello che è successo. Sei una stupida. Per quanto tempo credi poteva andare avanti una menzogna simile? Stupida? Io non sono stupida. Avevo fatto i miei calcoli. All'inizio era falso. Ma se il padrone fosse rimasto con me, ogni notte, presto sarebbe stato vero. Avevo fatto i miei calcoli, ma loro complottavano contro di me. Qui si fanno i complotti. Tutto il giorno. Che senso ha vivere così? Questo l'ho portato da Yuna. Prendilo, te lo regalo per il tuo compleanno. È un regalo che danno agli uomini e le donne. Non il contrario. Non lo accetti? Sì, me l'ha dato una persona. Una persona? Quanto sei ipocrita. Chi è la donna che te l'ha regalato? Se io lo accettassi, mi sporcherei le mani. Era solo uno scherzo. Non te l'avrei dato. Solo uno scherzo. Sono abituata ad essere ingannata. Mi ingannano tutti. Perché non tu? Fuori di qui. Fuori. Fibù. Addio. Signora, quarta signora, padrone, l'armetta. Sei qui. Come ha fatto? Mi ha chiesto da bere, me l'ha ordinato. Vai, chiedi la medicina alla prima signora. Non andare da quella vecchia strega, torna indietro. Non andare da quella vecchia strega. Sembri pazza. La gente riderà di te. Lasciali ridere, che ridere.
bene. Tu hai il padrone. Mei San è andato a incontrare il suo bel dottore. E a me cosa resta? Che cosa ho io? Niente, non ho niente. Avanti, dov'è Mei San? È andata ad incontrarsi con il bel dottore. E a me cosa resta? Che cosa mi resta? Niente. Guarda, signora, a che ora è uscita da testa? Di cosa ho paura? Non ho so. Paura di niente. Sorella maggiore, ecco la medicina. Fategliela bere. Che aspettate? La deve bere tutta. Sventi! Non la state voglio, lì in palazzo. Tenete sono sola. Ubriaca. Tenetela giù. Fatela bere. Costringetela. Costringetela. Lasciatela gridare! Non fa altro che rendersi ridicola! Ha portato lo scompiglio in questa casa! Il padrone non c'è e lei si riduce in questo stato! Sorella, sei sobria ora? Meno male che tu ieri me ne hai parlato. Altrimenti chissà quanto avrebbe dato scandalo. Ti raffreddi? Va, torna in casa. Sangma, che cosa è successo? La terza signora era con il dottor Gao in città. Era in città in un albergo. L'avevano mandata a cercare e li hanno trovati insieme. Dicono che quando la seconda signora ha aperto la porta, erano ancora a letto. Che colpa grave. Ha detto la seconda signora che sono stata io ad avvertirla. Sì, è successo ieri. Quando era ubriaca, lei neanche se ne rendeva conto. È una cosa che mi ha fatto tanta impressione. L'ho detto io. Sono stata io a dirlo. Sì, proprio lei. Mi sono chiesta il perché. Perché lo ha fatto? È risentimento verso il dottore. Ieri aveva bevuto molto, non può ricordare. E adesso cosa succederà a Misha? Sono già andati a cercare il padrone. Che succederà? Succederà quello che deve succedere. Quarta signora, vada a riposare o rischia di prendersi un raffreddore. Quanta neve. Questo sarà un anno duro. Thank you.
Arriva il padrone. 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 Andate. Che cosa hai visto? Dimmi che cosa hai visto. Assassini. Meshan è morta. Assassini. Assassini. Che idiozia! Cosa hai visto? Tu non hai visto nulla. Assassini. Assassini. Sei pazza. Assassini. Sei diventata pazza. Assassini. Assassini! Voi assassini! Intendente! 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 Intendente, le lanterne! Le lanterne sono accese! Che è successo? Le lanterne nella terza casa! Accese! Sono accese le lanterne nella terza casa! Chi è stato? Quando è successo? La casa è stragata! Come? È il fantasma della terza signora! La casa è stragata! La casa è stregata! Stregata! È stregata! Stregata!
Congratulazioni, quinta signora, per il suo matrimonio. L'intendente si congratula con la quinta signora. Oh, era la nostra quarta signora. È diventata pazza.